intanto facciamo qualche esercizio su quanto abbiamo visto fino adesso. Prendiamo per esempio la terra, c'è un satellite la massima è piccola, il raggio dell'orbita del satellite, siccome mi faccio un'orbita circolare, è il doppio del raggio terrestre. Qual è il periodo dell'orbita del satellite? Quanto il tempo impiega a fare una cosa completa a circolare. Ok? Allora, se l'orbita è circolare, come fare? La forza che agisce sul satellite è la forza di gravitazione universale di Newton, che funge anche da forza centripeta. È lei che fa il ruolo di forza centripeta, che fa sì che il satellite compia la traiettoria. Quindi la forza che agisce sul satellite vale G, massa della Terra, massa del satellite, raggio dell'orbita al quadrato. E questo deve essere anche esprimibile come la forza centripeta, la cui espressione è massa dell'oggetto su cui agisce la forza per la sua velocità al quadrato diviso il raggio dell'orbita. L'accelerazione centripeta è uguale su R. Ora qui la massa n piccolo si semplifica, sta di qua e di là dell'uguale. Tutto chiaro fin qua? La riscrivo. Le due masse posso togliere. Questo è un fatto non banale, su questo torneremo. C'è molto di sotto. Posso semplificare anche un raggio, perché qui ho R alla seconda denominatore, R al denominatore, anche questi posso semplificare. Il tipico per R a destra e a sinistra. Dov'è in queste grandezze che trovo il periodo? Dove è coinvolto? Lì T non c'è, è nascosto sotto. Se io ho gratto sotto la lavagna, dove devo grattare per trovarlo? In V. V, se il moto, se l'orbita è circolare, abbiamo già visto la volta scorsa, il moto è uniforme, allora V è 2 pi greco R sul periodo. Ok? Quindi, tornando alla formula di prima, G, massa della Terra, raggio dell'orbita, è uguale, più solo V quadro, quindi 4 pi greco alla seconda R alla seconda, T. Ritrovo la terza di tutto il vero che si repeggia. Ok? Risolvo rispetto a T, moltiplico a destra e a sinistra per T quadro, divido per G e T su R. Quindi ho moltiplicato per T quadro a destra e a sinistra rispetto alla precedente e divido per questo coefficiente, cioè T alla seconda è uguale a 4 pi greco 4 per cui T vale 4 pi greco alla seconda il coefficiente quadrato, pardon, okay.
Se a sinistra ho il quadro, a destra ho fatto che il quadro su GMT R cubo. Se voglio ti devo prendere la radice quadrata. Tutto chiaro? Mettiamo i numeri e il loro posto. Il periodo del nostro satellite vale 4 pi greco al quadrato per 2 volte il raggio terrestre è circa 6.400 km, di 6,4 per 10 alla 6 metri alla terza, diviso g, 6,67 per 10 alla meno 11 newton metri quadri chilogrammi alla seconda, per la massa della Terra, 5,9 per 10 alla 24 kg. Lo avremo prima con le potenze di 10 e abbiamo qui 10 alla sesta alla terza, 10 alla diciottesima diviso 10 alla meno 11 fa 10 alla 29, perché meno meno 11 fa più 11. 10 alla 18 diviso 10 alla meno 11 fa 10 alla 18 più 11, 29 meno 24, quindi questo denominatore, quindi 28 meno 24, 10 alla più 4. È chiaro? Dopodiché qui abbiamo sopra le misure, le sistemiamo dopo, 4 pi greco alla seconda per 2 alla terza per 6,4 alla terza diviso 6,67 e 5,9. Così possiamo approssimarlo anche con un 6. Che fa? 4 per pi greco per pi greco per 8, 2 alla terza fa 8, per 6,4 alla terza, tutto diviso 6,67 diviso 5,9 viene 2103,8. Quindi, vabbè, lo mettiamo a posto dopo. E qui abbiamo metri alla terza, newton, possiamo scriverlo come chilogrammi per metro diviso secondi al quadrato, fratto per metri quadri diviso chilogrammi alla seconda per ancora chilogrammi. Non so se riuscite a capire. Allora, metri, metri alla seconda fa metri alla terza, metri alla terza sopra si semplifica tutto, volevo già la pazienza. Chilogrammi per chilogrammi fa chilogrammi alla seconda diviso chilogrammi al quadrato, si semplifica anche questo, rimane 1 fratto 1 su secondi al quadrato che fa secondi al quadrato, sotto radice fuori viene secondi. Non date mai per scontato che le unità di misura sono quelle giuste, eh? Devono venire fuori dai calcoli, perché se non vengono fuori dai calcoli vuol dire che ho sbagliato la formula. Se cerco un tempo e trovo una massa vuol dire che c'è qualcosa che non quadra. Cerco un tempo, devo trovare qualcosa che è esprimibile in secondi. Poi ho 2 eccetera eccetera, questo numero posso scriverlo come 2,104 per 10 alla 3, sposto la virgola di 3 posti, 10 alla 3, 10 alla 4 fa 10 alla 7, il mio P vale 2,104
1,04 per 10 alla 7 secondo un pi quadrato. Tengo questo sotto radice. Ottengo circa 4586.9 secondi. Per gli amici 1,27 ore. Quindi un'ora. E un quarto circa. Tutto chiaro? Allora, questo numero che viene da tutto ciò che non è potenza di 10, 4 pi greco quadro per 2 alla terza, per 6,4 alla terza, diviso 6,7759, viene questo numero. Allora questo voglio esprimere una nozione scientifica, cioè un numero tra 1 e 10 per la potenza di 10 adeguata. Ma se mi interessa questo intorno come un 2, punto qualcosa, devo spostare la virgola di 3 posizioni, 1, 2, 3. Quindi viene 2,1 per 10 alla terza. 10 alla terza e 10 alla quarta che avevo prima fa 10 alla settima. Quindi viene tutto, viene 2,104 per 10 alla 7. Ok? 10 alla 7 sotto radice, devo dividere 7 per 3, viene l'ordine del migliaio. 10 alla 3. Ok? Tutto chiaro? Facciamo questo altro esercizio. Conoscendo i dati della Terra, periodo della Terra, periodo orbitale attorno al Sole, 365.2 giorni, dista per dies, e la distanza, raggio medio dell'orbita terrestre, è 1,5 per 10 alla 11 metri. Trovate il periodo di Nettuno sapendo che il raggio medio della sua orbita è di 30.06 unità astronomiche. Unità astronomica è il raggio dell'orbita terrestre. Ora, non si andrà a ripetere il calcolo che abbiamo fatto prima. Ok? Ritrovarlo. Attenzione, tra l'altro, un bonus dei conti che abbiamo fatto prima è che nella... questa posso riscriverla come t alla seconda che vale 4 pi greco al quadrato g su massa del Sole, della Terra, R alla terza. Tutto ciò che ruota attorno alla Terra obbedisce a una terza legge di Kepler, dove la costante è legata alla massa della Terra. Se parlassimo di orbite attorno al Sole, qui ci sarebbe la stessa struttura ma con la massa del Sole. Okay. Per risolvere l'esercizio di cui stiamo parlando adesso, non mi serve ricalcolare tutto quanto. È sufficiente che mi ricordi la terza legge di Kepler. Cioè il quadrato dell'ellisse è proporzionale al cubo dell'orbita. Tutto ciò che ruota lo stesso corpo celeste ha la stessa
costante di proporzionalità, chiamiamola K, che in questo caso sarà 4 pi greco quadro diviso G massa del Sole. Ok? Ma questo vale per la Terra e per Nettuno. Se la mia incognita è Tn, il periodo di Nettuno, è sufficiente che faccio il rapporto a queste grandezze. E la costante K si prende. Faccio molti meno calcoli. Faccio Tn al quadrato diviso T della Terra al quadrato. Io avrei sopra K raggio dell'orbita terrestre alla terza potenza e sotto K raggio dell'orbita di Nettuno alla terza potenza. Sempre che calcolo K, superficie. Quindi qui posso Tn uguale al quadrato, uguale periodo della Terra al quadrato per, posso fare un unico cubo, il rapporto dei raggi, scusate al contrario, ho invertito N e T, alla terza, moltiplico a destra e a sinistra per il periodo della Terra al quadrato e ho quello che mi serve. Ma io non voglio il periodo del quadrato, voglio il periodo e basta, quindi prendo la radice. Faccio la radice a destra e a sinistra, il con n è uguale a t della Terra per il rapporto dei raggi alla 3 mezzi. Fare la radice è elevare a 1/2. Quindi il periodo di Nettuno vale 362,5, cosa avevo detto non lo ricordo più, 265,26 giorni, scusate, per il rapporto dei raggi 30,06 unità astronomiche e una unità astronomica alla 3 mezzi o alla 1,5. Moraglia la favola. Fa, questo mi dà 164,81 per 365,26, quindi un anno di Nettuno dura 165 anni terrestri circa. Giorni. Ho 165 anni se preferite. Non ti conta questa parte, se il periodo della Terra è un anno, il rapporto dei raggi delle orbite elevato alla 3 metri è la durata in anni però o di qualsiasi altra orbita basta che abbia anche l'orbita. Chiaramente in base a questa relazione
se questo numero è più grande di questo, il periodo è più lungo, se questo è più piccolo del raggio terrestre, l'anno è più corto. Mercurio ha un anno di circa 80 giorni. Ha 80 giorni continuo nel Sole. Ok. Prendiamo un corpo di massa m sulla superficie terrestre, massa quella che volete voi. Il suo peso P vale m per g, cioè 98,1 newton, 10 per 981, 98,1. A quale distanza dalla Terra r piccolo il peso è la metà del peso sulla superficie? Più mi allontano dal centro della Terra, più piccola è la forza di gravità. Abbiamo visto che decresce con l'inverso del quadrato della distanza. A che distanza? Se questo vale, quando la distanza m piccolo al centro della Terra vale il raggio terrestre, 6.400 km. A che distanza dalla Terra il peso si dimezza? Il peso o forza di gravità, come preferite? Beh, a distanza r dalla Terra il peso, in funzione di r, vale g, massa della Terra, massa dell'oggetto, raggio alla seconda. Il peso sulla superficie terrestre è la stessa espressione come il posto di r piccolo della terrestre. Devo trovare quando è che questa grandezza è metà di questa. Quindi prendo P a distanza r piccolo è uguale a 1/2 sulla superficie terrestre, cioè g, massa della Terra, massa dell'oggetto, r quadrato uguale a 1/2 g, massa della Terra, massa del corpo. Qui posso semplificare tutto tranne i due r. G c'è di qua e c'è di là, m grande c'è di qua e c'è di là, m piccolo c'è di qua e c'è di là. E mi rimane 1 fratto r piccolo al quadrato uguale a 1/2 1 fratto rt al quadrato. Possiamo anche fare così, prendere un numeratore solo, 1 fratto 2 volte rt alla seconda. È più facile, è più facile. Prendo il reciproco a destra e a sinistra, r quadro è 2 volte r. La distanza è radice di 2 volte il raggio terrestre. Se voglio che il peso si dimezzi, mi allontano
fino a raggiungere una distanza dal centro della Terra, non dalla superficie terrestre, attenzione, distanza dal centro della Terra pari alla luce di due volte il raggio terrestre. La luce di due volte è più grande di una. Se tolgo 1, e moltiplico per il raggio terrestre, 6.400, a 2.650 km sulla superficie terrestre il peso si dimezza. Bisogna andare parecchio lontano. Se avessi voluto che il peso si riducesse di un quarto a un quarto, quanto lontano devo andare? Due volte radice di 4, 2. Se vado a una distanza pari al doppio del raggio terrestre, il peso è un quarto di quello che ha sulla superficie terrestre. Qual è il valore della gravità superficiale, cioè la G, piccolo, su Giove? Giove ha una massa MG che è circa 337 volte la massa terrestre e ha un raggio medio, equatoriale medio, che è 11,2 volte il raggio terrestre. Quanto vale G su Giove? Attenzione, chiamare G gravitazione superficiale è un po' improprio, perché G, Giove, non, io non posso camminare su Giove perché è gassoso. Qualcuno dice che ha un nucleo roccioso, ma è in discussione, questo non è certo. Non potete passeggiare su Giove, non si può andare a fare shopping su Giove. Posto che prendiamo per buono il raggio, quello lì, qual è la sua gravitazione superficiale? In funzione di quella della Terra. Beh, abbiamo già visto che l'accelerazione gravitazionale vale G massa del corpo celeste diviso il suo raggio al quadrato. Nel caso di Giove avremo la gravità superficiale di Giove vale G massa di Giove raggio di Giove alla seconda. Anche qui conviene usare il rapporto in funzione di quello del terrestre, così faccio meno calcoli. La gravità superficiale terrestre va così, massa della Terra, raggio terrestre al quadrato, e quindi il rapporto G su Giove su G sulla Terra vale G massa di Giove a raggio di Giove alla seconda, G massa della Terra a raggio della Terra alla seconda. I due G grandi posso semplificarli. E quindi ottengo che il rapporto tra le due gravità superficiali, G
religioso della Terra vale il rapporto delle masse, massa di Giove fratto massa della Terra, per l'inverso del quadrato dei rapporti dei raggi. Raggio della Terra, raggio di Giove. Quindi questo rapporto vale 337, cosa devo dire? Sì, 337 per i raggi sono 1 fratto 11,2 al quadrato. Qua c'è una virgola. Quindi la gravità sulla superficie di Giove vale 2,69 gravità terrestre. Un astronauta lì sarebbe in grosse difficoltà, perché un'accelerazione di questo tipo non è fisiologicamente ben tollerata. Diciamo che si può arrivare senza danni permanenti a 3, 4, forse 5G, ma oltre il corpo subisce danni permanenti irreversibili, anche la morte. Secondo che in alcuni casi le accelerazioni brusche sui piloti di Formula 1 possono comportare fenomeni come il distacco della retina, e questo è seccante. Forse costano un occhio, anche tutti e due qualche volta. In ogni caso, la creazione è meglio. Ok? E quindi di andare a esplorare, a parte lo shopping che non si può fare perché non c'è la strada sul casco a camminare, dietro un po' troppo alto. La figura di questo aggeggio. Allora, qui dice c'è la foto di un asteroide, cioè un corpo minore del sistema solare, troppo piccolo per essere un pianeta o un pianetoide, che si chiama, il nome è Dacchini, e la sua massa vale 7 per 10 alla 12 kg e ha un satellite che si chiama Ida, la cui massa è 4 per 10 alla 16 kg. La distanza tra i due, uno orbita attorno all'altro, è di 9 per 10 alla 4 metri. Calcolate qual è la forza di gravitazione che l'uno esercita sull'altro, sono le stesse per il terzo principio della dinamica, e qual è, assumendo un'orbita circolare, qual è il periodo dell'orbita,
quanto vale F e quanto vale F. E eventualmente, non potete, no, lasciamo stare, sono potete farlo con una vedere le dimensioni dei due soggetti. Questo lo potete fare a caso per esercizi, ok?